Buon sabato e bentrovati sulla Nuova TV per il consueto appuntamento con la rassegna stampa e la nostra prima fascia informativa. Staremo insieme anche in questo weekend, come sempre, per darvi tutte le notizie dalla Basilicata. Ma prima di iniziare, affacciamoci sui nostri territori per dare uno sguardo, per vedere come sta iniziando questa giornata anche da un punto di vista meteorologico. Qui siamo a San Fele, lo vedete, il cielo è azzurro, ma velato, c'è questo affaccio, questa balconata sulla valle, temperature saranno alte anche oggi. Qui siamo invece a Moliterno, anche qui il cielo è azzurro ma velato, e vi ricordiamo, come ci ha detto ieri il nostro esperto Gaetano Brindisi, che le temperature maggiori sono il picco è previsto proprio per la giornata di domani, con punte massime che arriveranno, che toccheranno 37 gradi in quel di Pisticci, come appunto ci ha detto il nostro esperto Gaetano Brindisi. Ma torniamo ai nostri approfondimenti mattutini. Stamane ci occuperemo della crisi del comparto agricolo come contraccolpo della guerra in Ucraina. La CIA Agricoltori ha presentato un documento alla regione contenente le richieste operative per poter aiutare le imprese lucane vessate appunto dai rincari. Torneremo poi alle risorse stanziate da Viale Verrastro nell'ultima manovra di bilancio per i territori e i comuni, perché continua la polemica relativa al salvapotenza. Andremo avanti con la politica, con l'ennesimo terremoto nell'ambito del Consiglio regionale, soprattutto nell'ambito del centrodestra, questa volta tra la Lega e Forza Italia. Ma soprattutto ci occuperemo di sport, con il calcio di Serie C, perché ieri il nuovo patron del Potenza Calcio, Donato Macchia, ha effettuato il primo sopralluogo tecnico allo stadio Viviani di Potenza, a poche ore dalla firma dell'acquisizione delle quote societarie di maggioranza. Poi successivamente, come vedremo nel nostro spazio in formativo, c'è stato un tavolo congiunto con gli esponenti del comune di Potenza. Ma iniziamo subito con l'emergenza coronavirus. Purtroppo c'è stato ancora un decesso in Basilicata, stabili i ricoveri, mentre dal consueto report del venerdì della cabina di regia, numeri positivi per la Basilicata per quanto riguarda l'incidenza dei contagi settimanali ogni 100.000 abitanti. Ci dice tutto Michelangelo Russo. Ancora un nuovo decesso, la vittima 888, mentre resta stabile la pressione sugli ospedali. A perdere la vita per colpa del Covid un uomo di 62 anni di Picerno, spirato nel reparto di pneumologia del San Carlo di Potenza. 111 le positività accertate tra i residenti, 77 nel Potentino, 34 nel Materano, su 494 test processati, con un tasso di positività in risalita dal 16% del precedente aggiornamento al 22,47% dell'ultimo bollettino. Il dato sui ricoveri resta invariato a 54, sempre 36 pazienti nei reparti Covid al San Carlo di Potenza e 18 al Madonna delle Grazie di Matera. Capitolo guarigioni, 133 le ultime accertate, a cui bisogna aggiungere 218 unità recuperate da un ricalcolo precedente. Gli attualmente positivi sono 18.743. Intanto una nota positiva arriva dal monitoraggio del venerdì della cabina di regia, che conferma la discesa dei contagi anche in Basilicata. Registrata una nuova flessione rispetto ai 7 giorni precedenti, ma soprattutto un'incidenza ogni 100.000 abitanti dal 27 maggio al 2 giugno inferiore alla media nazionale. L'incidenza è infatti passata da 276 a 204 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Negli ospedali, se da un lato lo zero associato al tasso di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive fa tirare un sospiro di sollievo, non si può dire la stessa cosa per quello relativo ai reparti ordinari, che resta ancora alto, al 13,6%, il più alto dopo Calabria, Sicilia e Umbria. Altrove, in media, ospedali molto più vuoti, con un tasso in calo al 7%. Iniziamo la nostra rassegna stampa, come sempre, partendo dalla prima pagina della Nuova del Sud di questa mattina. A saperlo chiedevamo anche noi alla Regione dopo il salvapotenza, come vi abbiamo detto in apertura, territori in subbuglio. Il sindaco di Pomarico, Mancini, sbotta con il presidente Bardi e dice niente alle famiglie sfollate, eppure bastavano 180.000 euro, e così per tanti centri colpiti da frane e smottamenti che supplicano aiuti, mentre, lo ricordiamo, per il comune di Potenza nell'ultima manovra
sono stati stanziati 40 milioni di euro. Nel taglio alto c'è la sanità territoriale nel caos. Tinchi e Marsico Vetere alzano la voce. A Venosa la dialisi diventa un caso, Villa d'Agri indicato come CTE, ma c'è pure il Cova Pisticci fuori da riordino, l'amarezza dei dializzati del San Francesco, proprio della città di Orazio. Nel taglio centrale di spalla c'è il punto di vista di Nino Grasso, liste d'attesa snobbate dall'assessore Fanelli, sempre nel taglio di spalla, ma questa volta più in basso, viadotto Torbido. Controllo e verifica alquanto carenti, qui abbiamo l'intervento dell'ingegner Nicola Troccoli. Nel taglio centrale lo vedete la fotonotizia, Potenza Calcio, ieri il sopralluogo si punta a una convenzione pluriennale, ma Chialviviani con l'assessore Blasi, prima ritocchi, poi la riqualificazione. Andiamo nel taglio basso, cicloturismo. Matera potenzia l'offerta con la ciclovia Giuliana da 950.000 euro. Chuck si gira, Angelina Jolie sceglie i Sassi per girare il suo primo film da regista. E adesso andiamo alle pagine interne della Nuova del Sud. Come abbiamo visto, si consolida la discesa dei casi, i dati settimanali certificano il calo dei contagi e l'incidenza lucana è finalmente sotto la media nazionale. Rialzo il tasso di positività di giornata, ma abbasso il numero di test processati rispetto al giorno precedente. Ieri una nuova vittima provocata al San Carlo non ce l'ha fatta, come abbiamo visto, un 62enne. Nel taglio alto finalmente la copertura finanziaria, la FIALS dice soddisfatta per i 3 milioni assegnati alle aziende sanitarie. Incrementato il fondo per la spesa del personale, subito l'immissione dei precari. Andiamo avanti e siamo sempre alla sanità, siamo questa volta a Venosa, nefrologia a un passo dal collasso e in Venosa la dialisi diventa un caso regionale, pazienti, specialisti, infermieri e operatori ancora costretti a trasferirsi al CROP di Rionero per l'assistenza, l'amarezza dei dializzati che chiedono la riattivazione del centro dismesso al San Francesco perché, lo ricordiamo, l'ospedale venosino è stato trasformato in presidio Covid proprio a partire dall'inizio dello stato di emergenza sanitaria, una decisione voluta fortemente dalla regione ma che, come abbiamo visto, sta avendo e ha avuto contraccolpi sulla garanzia dei servizi sanitari del territorio, a partire proprio dai dializzati, come ci dice Mario Lino Giacomo nel pezzo di oggi, ma c'è anche il centro Alzheimer e l'oculistica che ha subito numerose criticità con liste d'attesa veramente molto lunghe. Andiamo avanti e restiamo sempre all'ambito sanitario, servono segnali molto più forti. Villa d'Agri individuata come centrale operativa territoriale per quanto riguarda lo stanziamento delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, decise appunto dalla Giunta regionale, ma il sindaco Zippari non è affatto soddisfatto, continua a far discutere la riorganizzazione della sanità territoriale, occorrono investimenti veri. Zippari non è soddisfatto perché dice nel nostro territorio non servirebbe soltanto una centrale operativa sanitaria ma soprattutto un potenziamento dell'ospedale di Villa d'Agri, perché considerate che in quel territorio, come sappiamo, insiste il centro Oli di Viggiano e quindi quello che chiede Zipparri è un potenziamento del sistema sanitario locale in maniera comunque più puntuale. E intanto Lauria, siamo a Lauria sempre alla sanità, Lauria rivuole indietro i ventilatori del San Carlo. Andiamo adesso al punto di vista di Nino Grasso che oggi si occupa proprio dei temi sanitari, l'assessore Fanelli snobba le liste d'attesa in sanità ma esulta per il DDL sugli usi civici dimenticando di non essere più il responsabile all'agricoltura. Il vicepresidente leghista della Giunta Bardi ha anticipato il suo successore Franco Cupparo nel commentare l'avvenuta approvazione del disegno di legge che semplifica la gestione dei terreni demaniali. Per tutta risposta il suo collega di giunta si è occupato della dialisi a Chiaromonte. Nel frattempo i lucani vanno a Bari anche per una coronografia. Questo perché, lo ricordiamo, ci sono stati e continuano in molti casi ad esserci molti ritardi per quanto riguarda le prestazioni sanitarie legate appunto alle lungaggini e alle liste d'attesa. Ma adesso cambiamo argomento e, come vi abbiamo detto in apertura, parliamo di speculazioni e caro delle materie prime agroalimentari in affanno. Dalla CIA Agricoltori un documento strategico con le richieste indirizzate appunto alla regione per aiutare le piccole imprese in difficoltà. Ce ne parla Lucia Petrafesa.
Un settore in forte crisi, forse quello più colpito dai contraccolpi del conflitto in Ucraina. Il comparto agricolo resta in affanno nonostante la regione, nell'approvazione della manovra finanziaria, solo la settimana scorsa ha deciso di dedicare un capitolo ad hoc per il settore dell'agroalimentare con un fondo di 9 milioni di euro. Risorse che evidentemente non bastano per riportare ai livelli pre-crisi i bilanci delle aziende agricole lucane, vessate dai rincari energetici con prezzi al dettaglio immutati. Più spese per produrre e meno ricavi. Per questo motivo gli imprenditori agricoli sono scesi in piazza, prima a Scanzano lo scorso 20 marzo mobilitati dalla CIA, poi sotto la regione con la Coldiretti. E proprio la CIA torna a sollecitare le istituzioni regionali affinché si regolarizzi un percorso di aiuti come per il Po Valdagri. Di vitale importanza le risorse ordinarie PSR, come già avvenuto nella fase pandemica. Una soluzione che, precisa la CIA, riprende la nostra proposta avanzata con un apposito documento di fine aprile scorso consegnato all'assessore, contenenti le tre misure suggerite alla Regione. Una forfettaria che preveda un ristoro diretto alle imprese da calcolare sui costi aggiuntivi, ma anche l'individuazione di uno specifico capitolo di bilancio per la creazione di due distinti fondi finanziari creditizi. Infine il riconoscimento del tavolo verde, quale strumento di confronto e concertazione programmatica per tutte le situazioni emergenziali straordinarie. È un altro settore che sta subendo i contraccolpi della guerra in Ucraina, è quello dell'automotive, con la crisi dei semiconduttori. Si investa sulla rete di ricarica, anche la FIMCISL sollecita l'impegno della regione per realizzare i progetti di Stellantis. Lo ricordiamo, si tratta di progetti voluti fortemente dal gruppo per quanto riguarda la transizione energetica, ma anche per risparmiare sui consumi energetici degli stabilimenti italiani, a partire proprio da San Nicola di Melfi, dove verranno prodotti dei pannelli fotovoltaici da apporre sui tetti degli stabilimenti di tutta Italia. San Nicola di Melfi si lavora per abbattere i costi energetici e vincere la scommessa delle auto elettriche, ma il segretario della FIMCISL, Evangelista, chiede appunto che ci sia un investimento corposo da parte non soltanto del privato, quindi del gruppo Stellantis, ma soprattutto del pubblico, delle istituzioni regionali e dello Stato, perché la rete elettrica possa essere comunque di dominio pubblico e accessibile a tutti i cittadini, proprio perché possa esserci un mercato delle auto elettriche in crescita. E voltiamo pagina, siamo ai fatti del giorno, niente alle famiglie sfollate, a saperlo chiedevamo anche noi alla Regione di azzerare i debiti. E questo è il titolo di apertura della Nuova del Sud di oggi. Salva Potenza, ma anche Melfi, 600.000 euro per rifare i campi sportivi. Il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, sbotta con la Regione per tanti centri colpiti da frane e smottamenti. C'è stata poca sensibilità. Il sindaco Mancini ripercorre quella che sta la storia di Pomarico a partire dalla frana del 2019 e ricorda che gli aiuti alle famiglie sfollate non sono arrivati da parte della Regione. Lo stesso Mancini dice che sarebbero bastati soltanto 180.000 euro per aiutare queste famiglie in un solo anno, ma soprattutto Mancini ricorda come anche nel caso di un paventato dissesto nel comune di Pomarico si parlava di un rischio di meno 3,6 milioni di euro e il comune del Materano è riuscito a farcela da solo, non chiedendo un aiuto concreto alla Regione. Appunto Mancini dice: potevamo fare noi altrettanto come è stato fatto per il comune di Potenza, ma ci sono insieme a Pomarico altri comuni che sono comunque stati interessati dalle frane, come per esempio Pisticci, Irsina, Maratea, Lauria e Castronuovo di Sant'Andrea. Cambiamo argomento e siamo alla politica regionale, perché c'è un nuovo terremoto nell'ambito del Consiglio regionale, ma soprattutto nell'ambito del centrodestra in regione. Credevamo fossero finiti i mal di pancia dopo che è stato approvato proprio la manovra di bilancio. Piro attacca Cicala, istituzioni sotto i piedi, e pensare che Marti e Moles soltanto un mese fa
avevano fatto i garanti perché in aula si potesse raggiungere un accordo per quanto riguarda proprio il rinnovo della presidenza dell'assise consiliare in mano al presidente Cicala, ma Piro evidentemente aveva altri piani in mente. Scontro frontale nell'ambito del centrodestra, il vicepresidente del Consiglio Francesco Piro si scaglia contro il presidente, entrambi esponenti di peso di un centrodestra ridotto purtroppo a un saloon rissoso. Cosa sarebbe successo se le accuse del forzista fossero state dirette a una donna? L'interrogativo che si pone il nostro collega Celestino Benedetto nel pezzo di oggi. Marti dice Piro si dimetta e Forza Italia chiede invece le dimissioni di Cicala. La finta tregua è già terminata o forse non è mai iniziata. E siamo a pagina 11, cambiamo completamente argomento, i pediatri ne consigliano due, sventolano anche per il 2022 le bandiere verdi sulle spiagge di Maratea e Marina di Pisticci, premiate perché presentano caratteristiche adatte alla salute e alla crescita dei bambini. La ricerca ideata e condotta dal professor Italo Farnetani è giunta alla 15ª edizione ed indica le località marine a misura di bambino. Rapidamente diamo uno sguardo all'intervento dell'ingegner Nicola Troccoli, una lettera indirizzata al nostro giornale. L'ingegnere torna a scrivere alla Nuova del Sud a proposito del viadotto torbido, una vicenda caratterizzata da un'attività di controllo e verifica quanto carente. È un viadotto sulla Salerno-Reggio Calabria, tra gli atti non ve n'è uno capace di chiarire il motivo per il quale l'iniziale breve sospensione, poi durata oltre 10 anni, possa essersi trasformata di fatto in un vero e proprio stralcio. E cambiamo argomento perché Matera è nuovamente vetrina per il cinema internazionale. I Sassi sono stati scelti come set cinematografico per il film Without Blood con la regia della star hollywoodiana Angelina Jolie. I dettagli da Isabella D'Andrea. La magia dei Sassi continua ad attirare non solo tanti turisti finalmente liberi dalle restrizioni legate all'emergenza pandemica, ma soprattutto attori, registi di fama internazionale. Da The Passion di Mel Gibson a No Time to Die, capitolo finale della saga di James Bond con Daniel Craig, girata proprio a Matera. L'ultima in ordine di arrivo, forse la prima in fatto di notorietà, è Angelina Jolie. Praticamente una diva del jet set hollywoodiano ha scelto Matera come set per il suo ultimo film, di cui sarà regista, restando affascinata dal panorama dei Sassi. Without Blood è il titolo della pellicola, la cui trama, tra l'altro, è tratta dal romanzo di un grande autore italiano, Senza sangue, di Alessandro Baricco. È stata la stessa Jolie a decidere in favore di Matera, scegliendo personalmente le location più idonee all'adattamento scenico durante i sopralluoghi effettuati lo scorso mese di marzo, rigorosamente su tacchi alti, nonostante le scivolose chianche. Il set sarà allestito nel cuore dei Sassi, che ancora una volta rappresenteranno una straordinaria vetrina cinematografica per turisti e si auspica per altrettante produzioni internazionali. In attesa del suo arrivo in terra lucana, c'è già chi simpaticamente, come ha fatto su Facebook il regista e attore materano Antonio Andrisani, associa la star alla cultura nostrana. Angelina, del resto, è un nome molto diffuso da queste parti. Restiamo alla città dei Sassi, siamo alle pagine dedicate proprio a Matera, non solo Sassi, Matera potenzia l'offerta turistica con la ciclovia Giuliana. Il progetto si snoda lungo un articolato e suggestivo percorso naturalistico e storico assicurati dalla regione 950.000 euro. L'amministrazione comunale di Matera ha scelto proprio la giornata di ieri, giornata mondiale della bicicletta, per presentare il progetto della ciclovia che si è svolto, appunto, la presentazione nella sede della provincia di Matera. In pagina troverete tutti i dettagli, la cartina relativa al percorso della ciclovia e l'itinerario, ma anche quello che si è deciso nell'ambito della riunione di ieri. Andiamo adesso nel Potentino. Amministrative infuocate ad Abriola. A 10 giorni dal voto il vice sindaco Sarli riconsegna la tessera del Partito Democratico. Ricordiamo che le elezioni si terranno domenica 12 giugno in diversi comuni, in una ventina di comuni della regione Basilicata. Soltanto un comune
ha la possibilità di andare al ballottaggio perché è superiore a 15.000 abitanti e siamo al comune di Pisticci. Intanto restiamo nel taglio alto alle pagine del Potentino, paura sulla statale 93, autobus distrutto dalle fiamme, illeso l'autista a bordo, fortunatamente non c'erano passeggeri, ma c'è stato anche un altro incendio di un veicolo, questa volta a Picerno, a prendere fuoco un carro attrezzi. E adesso siamo allo Sport Lucano con il calcio di Serie C. Il nuovo patron del Potenza Calcio, Donato Macchia, è già al lavoro a poche ore appunto dalla firma per l'acquisizione delle quote societarie di maggioranza. Ieri mattina è stato effettuato un sopralluogo al Viviani di Potenza con i suoi collaboratori e l'assessore allo sport del comune potentino, Gianmarco Blasi. I dettagli da Luigi Santopietro. Con il passaggio delle quote di maggioranza al gruppo Macchia è già iniziata una nuova fase della vita del Potenza Calcio. I telefoni del neo patron rossoblu Donato Macchia sono già bollenti, ma i primi passi della nuova proprietà del club al momento sono rivolti alla praticità e alla concretezza, con il coinvolgimento immediato dell'amministrazione comunale. Così Macchia, con i suoi collaboratori e alcuni componenti del prossimo CDA, hanno effettuato un sopralluogo allo stadio Viviani, accolti dall'assessore allo sport del comune di Potenza Gianfranco Blasi e dal capo di gabinetto Rocco Coviello, che hanno illustrato lo stato dell'arte del catino di Viale Marconi. L'amministrazione comunale è a disposizione della società, come peraltro è sempre stata. Si respira un entusiasmo meraviglioso e ringrazio il nuovo patron Donato Macchia per aver da subito voluto coinvolgere l'amministrazione in un sopralluogo congiunto che ci vede proiettati al futuro di questo impianto sportivo del campo Viviani. Donato Macchia ha voluto verificare in prima persona le condizioni del Viviani a partire dal manto erboso, approfondendo il sopralluogo per avere un quadro più completo possibile anche sui locali della sala stampa, su quelli della mini palestrina e sala massaggi allestita nella zona spogliatoi, passando per gli spalti della tribuna. Una prima occhiata utile a capire quali potranno essere i primi piccoli interventi da effettuare per rendere più confortevole il Viviani, in un discorso che per adesso non contempla l'idea della riqualificazione dello stadio cittadino, che avverrà nei tempi e nei modi opportuni con un progetto già da tempo depositato negli uffici tecnici del comune. L'incontro si è poi chiuso negli uffici comunali con quello che può essere definito il primo tavolo tecnico tra società e amministrazione sulla questione stadio. Sul piatto naturalmente anche la convenzione del Viviani, che sarà uno dei prossimi documenti da presentare in sede di iscrizione al prossimo campionato e per la precisione il 15 giugno, data già molto vicina. Durante l'incontro si è discusso anche di una possibile convenzione d'uso più lunga di quella annuale, fatto che permetterebbe alla società una migliore programmazione sul medio periodo. Restiamo proprio a questo argomento perché a pagina 19 troverete tutto quello che è stato sviscerato ieri nel sopralluogo, ma anche nell'ambito del tavolo congiunto con i rappresentanti delle istituzioni comunali. Lo troverete a pagina 19 della Nuova del Sud con il pezzo firmato dal nostro collega Luigi Santopietro. Poi voltiamo pagina e restiamo sempre però al calcio di Serie C. Con il Picerno si lavora su più fronti, la società sta ultimando tutte le pratiche e gli incartamenti per l'iscrizione al campionato. Il direttore generale Greco e il nuovo tecnico Longo in costante contatto per la definizione del mercato. Tutti i dettagli da Donato Valvano nel pezzo a pagina 20 della Nuova del Sud di oggi. E adesso voltiamo pagina e passiamo agli altri quotidiani di Basilicata. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, edizione lucana. Finiremo invasi dai rifiuti, ecco chi può salvare l'acta, in aiuto un fondo prima che si fermino raccolte e smaltimento, l'ipotesi cessione del credito a un fondo di investimento, quindi il piano di rientro. Sempre nella Gazzetta, villa chiusa, manutenzione in affanno a Potenza nel quartiere Santa Maria, il parco contiene alcuni straordinari alberi padri. Andiamo poi nel taglio centrale perché finita la festa di San Gerardo a Potenza, sono iniziati i preparativi per la bruna del 2 luglio a Matera. Intanto le novità, il caso Claps in un film, Netflix sbarca nella città capoluogo di regione. Andiamo adesso alla prima pagina del quotidiano del Sud, Monteserico Bardi deve fare presto, la sindaca di Genzano sollecita la regione a fermare gli impianti solari e si unisce al
soprintendenza per accelerare i vincoli paesaggistici per una zona che ha chiesto di diventare patrimonio dell'UNESCO. Andiamo poi nel taglio centrale. Matera il cinema, esordio nei Sassi per Angelina Jolie, regista, porterà sul set un'opera di Baricco. Due critiche alla regione, frana di Pomarico, i soldi sono pochi, l'ira del sindaco e degli sfollati, lo abbiamo visto anche nelle pagine della Nuova del Sud, il roco in strada a Barile, prende fuoco un autobus di Moretti senza passeggeri, l'autista in columa, nel taglio basso Acqua Potenza, tre inquietanti prelievi, l'esito delle analisi in 6 mesi, in via Tirreno e via Anzio, ci sarebbero idrocarburi, l'acquedotto ribadisce la serietà dei controlli, la sicurezza è una priorità. Passiamo adesso alle pagine dei quotidiani nazionali, diamo una panoramica generale a quelle che sono le principali novità per quanto riguarda il conflitto in Ucraina. Zelensky ottimista, la vittoria sarà dell'Ucraina, sanzioni colpita l'amante di Putin, Mosca intanto rimuove un generale dal comando e c'è un focus, sarà una guerra lunga e logorante, secondo il segretario generale della NATO ci si deve preparare per il lungo periodo, intanto il mondo segue in diretta la malattia di Putin, tante voci surreali ma senza una conferma sul cancro del presidente, dal costo umano a quello economico, i 100 giorni di guerra, i numeri, le cifre effettive dei morti sono quasi impossibili da verificare, mentre cresce l'allarme carestie per l'aumento dei prezzi degli alimenti, lo abbiamo visto anche con i contraccolpi che si verificano proprio sul comparto agricolo anche italiano e lucano. Siamo alla prima pagina del Corriere della Sera di oggi, l'attacco di Mosca all'Italia, offensiva dopo le nuove sanzioni, destituito il comandante dell'invasione in Ucraina, la compagna di Putin nella lista nera dell'Unione Europea, il no di Pechino alle richieste russe, Zelensky, vinceremo noi. Intanto il ministro del Mise Giorgetti, relativamente alle armi, dice il governo in aula, passaggio a rischio, la Lega di Salvini, Salvini dice resto, ma mi costa. Questo è appunto quello che sta succedendo in Italia per quanto riguarda gli armamenti destinati all'Ucraina. La stampa, lavoro, Gentiloni all'Italia, serve il salario minimo, Letta e Conte, variamolo subito, inflazione, piano del governo, IVA e aumenti detassati, il commissario dell'Unione Europea al Festival dell'Economia, destra contro Landini, le tasse non si toccano, questo perché ieri in Germania comunque è stato fissato un tetto massimo per quanto riguarda il salario minimo e, come dire, a cascata anche gli altri paesi europei si sono confrontati sull'argomento, intanto sul conflitto Putin, raggiungeremo tutti gli obiettivi, ma Mosca rimuove il suo principale generale. Andiamo avanti e passiamo a Repubblica, la mossa di Putin sul grano, mentre il Cremlino, Kiev potrà esportare i cereali dai porti sminati che controlliamo, è quello che dice il Cremlino, intanto Zelensky parla di vittoria, ma fa i conti con il dissenso. Weekend, siamo a questo weekend, nei giorni più caldi, ombrelloni a prezzi bollenti, appunto un report che Repubblica vi offre oggi sulle sue pagine. Siamo a Libero, sono bastati 100 giorni, sono i 100 giorni della guerra dall'inizio di questo conflitto, questa guerra ha stufato tutti, sui social crollano le discussioni sull'Ucraina, in rete gli articoli sul conflitto sono tra i meno letti e in TV termina anche lo speciale del giornalista, del direttore del TG della 7, Enrico Mentana. Andiamo avanti, siamo al giornale, sinistra vampira, i lavori forzati, chi non paga le tasse, Ruffini dell'Agenzia delle Entrate, 19 milioni di evasori lavorino per saldare i debiti, una follia che fa paura, intanto il taglio centrale, Putin garantisce il grano, ma la Cina lo molla, aperti i porti per l'export, Biden dice Kiev decida se cedere territori, il gelo da parte di Pechino. Siamo al Fatto Quotidiano, sono i poveri a pagare lo stipendio agli evasori, anche qui si parla di tasse, rubare conviene, evadono 16 milioni di persone e 3 fra società e partite IVA, stipendi in picchiata, rincorsa prezzi salari, smentita dai dati scaduti già 7 milioni di contratti.
Siamo adesso al quotidiano economico finanziario italiano, il Sole 24 Ore. Consob, rischio truffe sulle criptovalute, Banca Italia dice siamo pronti a intervenire, parliamo di finanza e di regole al Festival di Trento, confronto a distanza tra le authority, intanto è successo di giovani e pubblico per quanto riguarda i temi dell'economia. Impennata dello spread a 214 punti, si parla anche di debito pubblico sul Sole 24 Ore di stamane. Il Mattino, Putin, apertura sul grano, rimosso il super generale, lo zar offre i porti di Mariupol, garantiremo l'export via mare, intanto torniamo al fisco, alle tasse, così il fisco darà la caccia sui social agli evasori, il piano del Ministero dell'Economia, algoritmi per recuperare dati dai profili, controlli incrociati sulle banche dati. Siamo adesso al Messaggero, Putin proposta per il grano, il Cremlino apre all'export dai porti sottratti all'Ucraina, non poniamo condizioni, poi rilancia pronti al dialogo se ci rispettano. Il resto del Carlino, così il superbonus fa fallire le aziende, il 110% si è trasformato in un boomerang, le imprese non riescono a farsi pagare i crediti, rischiano il fallimento 33.000 artigiani, ma intanto il governo trema sulla guerra, Salvini attacca Di Maio, vado io a Mosca, Giorgetti, ministro del Mise, dice pericolo crisi se si vota sugli aiuti a Kiev. Il Manifesto, la sua Africa, la crisi alimentare da carenza di grano, fertilizzanti, spinge gli esponenti dell'Unione Africana a soci da Putin, a lui il Presidente chiede conto delle conseguenze del blocco dei porti ucraini, il peso delle speculazioni finanziarie, intanto l'ONU avverte la guerra non avrà vincitori. Siamo a venire, ambiente di guerra con il conflitto in Ucraina rallenta la transizione ecologica, le nuove ferite al pianeta, 50 anni dalla prima conferenza dell'ONU, Putin ora offre due porti per l'export di grano, senza però condizioni. Domani la guerra lunga sta costringendo l'America e la NATO a cambiare i loro piani. Gli Stati Uniti sono convinti che Putin non abbia mai abbandonato l'obiettivo di rovesciare Zelensky e di conquistare l'intera Ucraina. Per questo stanno recuperando tutte quelle che erano le dottrine della guerra fredda. Passiamo adesso alle pagine dei quotidiani sportivi, siamo a Tutto Sport, Zaniolo e Juve Milan, rinnovo difficile con la Roma in attesa di chiudere per Pogba e Di Maria, i bianconeri pensano a McKennie come parziale contropartita, intanto ripartenza al veleno per la Nations League, Italia-Germania. A Bologna e vi ricordiamo che la nuova del Sud a partire dal 1° giugno è in edicola, è già in edicola tutti i giorni, in abbinata proprio con Tutto Sport ad un prezzo complessivo di 1,50 euro. Andiamo adesso al Corriere dello Sport, Lukaku, c'è Conte e Londra convinta che il Tottenham possa fare una follia in extremis. E chiudiamo adesso con la Gazzetta dello Sport, Inter Fantasia, preso Michi, ora Dybala. Diamo un rapidissimo sguardo ai siti dei quotidiani nazionali, siamo al Corriere della Sera. Le condizioni di Putin sull'export di grano, controffensiva, Ucraina, Kiev, i costi della guerra, 200.000 persone, pensate, senza casa, la missione russa e il ricatto all'Italia, rapporti rovinati, il timore di rivelazioni sulla moralità dei politici e c'è un'esclusiva, Gromcio, la base di un negoziato, Ucraina neutrale, non è una guerra locale, la destabilizzazione crescerà, passiamo adesso a Repubblica. In primo piano c'è la crisi del grano, anche qui le condizioni di Putin, carichi solo dei porti a controllo russo o via la Bielorussia, diretta dalla CNN e gli USA non sosterranno il piano italiano. Adesso vediamo insieme qual è il tempo previsto per oggi con gli esperti di Meteo7.
Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Giornata di sabato con l'anticiclone di matrice nordafricana a interessare tutto il Mediterraneo centrale e condizioni di bel tempo sull'Italia. Domenica sera però queste infiltrazioni di aria un po' più fresca oceanica dalla Francia diranno l'area alpina con temporali, questo tra domenica sera e notte. Andiamo al dettaglio però per la giornata di sabato, cieli sereni o al più offuscati da innocue velature o stratificazioni di passaggio sull'Italia. Comunque nel complesso una bella giornata, anche la prossima grafica ce lo conferma, più che altro le temperature, giornata rovente al centro-sud, in alcune zone toccheremo anche i 37-38 gradi, aree interne. Dettagli maggiori, ulteriori approfondimenti sull'app gratuita di Trevi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. E torniamo in studio per salutarci, da parte mia è tutto, io vi rimando a tutti gli altri spazi informativi sulla Nuova TV, grazie per essere stati con noi e buona giornata.